Colazione brioche alla crema. Lui ha già finito di mangiare. E così. Beh, però non è tanto. 5,60 € per due brioche e due cappuccini. Non è tanto. Cappuccioni. E adesso mi lo papo. Vi faccio vedere questo che ho preso 2 mesi fa, che però mi sono dimenticata ovviamente di farlo vedere. È un dentifricio di Colgate, però è particolare perché ha questi cuoricini trasparenti, questi cuoricini, è di 98 ml. Ed è una figata. Vediamo se riesco ad aprire. Cioè, guardate. Fuochino, metti a fuoco. Ok, no, ok. Cioè, è trasparente, ci sono i cuoricini dentro. È una figata sto. Ovviamente l'ho aperto adesso perché non l'ho ancora usato. Comunque è troppo figo. Lo abbiamo pagato 2 €. Cioè, l'abbiamo pagato in senso che io lo volevo, l'ho visto, l'ho preso acqua e sapone, non so se c'è, diciamo, ancora, perché sono passati ormai 2 mesi. E l'ho comprato mia mamma e costava 2 €. 2 € c'era tutta sta confezione qua. Questo praticamente è uguale, non cambia niente. E dietro lo potete anche scrivere e regalarlo a qualcuno, ok? Che, vabbè, sono 2 dentifrici. Però talmente è bello che è una figata. E volevo farvelo vedere. Non l'ho ancora provato, poi lo proverò e vi farò sapere. Nei prodotti finiti, ovviamente. Però... è praticamente così. Vediamo se riesco a metterlo. Era così la confezione. 2 €, 2 di questi. E non li ho mai visti e l'ho voluto prendere perché sono una bomba. Ovviamente poi li proverò e vediamo se davvero sono ottimi. Però con i cuoricini, troppo bello. personale. Cosa stai facendo? Pollo o tacchino. Sì, pollo o tacchino. È tacchino, fetta di tacchino. Fetta di tacchino. Al limone. Limone con salsa. Salsa di limone. Bravo. Non so se basta. Da quando siamo in quarantena cucina anche lui. Bravo chef, bravo. Ma guarda te. Questa è praticamente una zucca enorme. Finalmente, dopo 2 settimane, è arrivato il sacchettino della Yes Rocher. Praticamente ve lo farò vedere in un video a parte. Scoprirete che cosa ho preso. E niente, adesso andiamo a farci un giro in 2 negozi che devo andare a comprare 2 cosine. E poi niente, per cui ci vediamo dopo. Andiamo a fare, tra virgolette, shopping, che poi non è vero. Ma devo solo comprare 2 cose, vediamo se riesco a trovarle. Ci vediamo dopo. Così sono a posto. Lo proviamo. Questo è con la frutta. Ma sì, dai. E poi Comunque vi faccio vedere cosa ho preso dai cinesi. Allora, in tutto sono 6,17 €. Quello che vi ho fatto vedere è che il cibo per gli animali l'ho pagato 1,90 € in promozione. Invece questo, che è un bastoncino per l'incenso, praticamente l'ho pagato 1,20 €, questo qua, dato che non avevo, è la prima volta che li compro, volevo provarli. Ah, qua c'è scritto che dura 60 minuti, l'ho preso uno alla mela, uno al cocco e l'altro ai frutti rossi, praticamente il lampone eccetera, ma c'erano altre, diciamo, altre cose. Li proviamo insieme e vi dico se l'odore è buono oppure no. Comunque questi qua costavano 99 centesimi l'uno, in poche parole. E se non sbaglio uno credo che non l'ho pagato. Vabbè. Comunque adesso lo apriamo e lo vediamo insieme. Ok, l'ho messo dentro, credo che va così, da vedere la forma. E sono questi bastoncini che ce ne sono dentro, hanno un odore, mamma mia che buono, hanno un odore spettacolare perché si sente, sinceramente. Adesso lo proviamo. Ok, proviamolo. E adesso vi dico piano piano se funziona. A parte che fa un fumo, però non so se lo vedete. Sì, si vede, ma appena si vede. E diciamo che adesso non si sente l'odore, però non so se è giusto, perché è la prima volta che li compro e volevo provarli. Comunque, boh, proviamo. Da sentire, per il momento non sento il profumo, sento solo puzza di bruciato. Vabbè, semmai ve lo farò sapere nel prossimo vlog. Boh. Pane appena sfornato. E invece lui, l'altro Dandy, Daniel, dice che lo lascio. Pronto. Marco, più grandi no. Per l'indirizzo scienze applicate e Galileo Galilei erba superare il vuoi. Diamo il benvenuto a 4 nuovi. Allora adesso ci guardiamo il telefilm che stiamo guardando da ieri, che avevo già messo qualche clip su Instagram, per cui se non mi seguite, seguitemi. Si chiama The Order e siamo all'episodio 7, per cui schiacciamo, ok, perché sennò dopo si sente tutto sto rumore. E siamo all'episodio 7. Per chi me l'ha chiesto su Instagram che telefilm stiamo guardando, è questo qua il nome. E dato che siamo aspetta, stoppiamo un attimo, sennò ok. È troppo vicino. Vabbè, ormai mancano 6 minuti, abbiamo finito l'episodio 7. Diciamo che io guardo solo i film, sinceramente. Non guardo mai telefilm perché sono troppo lunghi e ci metto più di una settimana per guardarli. Però vabbè, ho visto questo qua che mi ha colpito e mi piaceva tanto, allora ho detto vabbè, lo guardiamo. Per cui se volete vederlo su Netflix ve lo consiglio, perché secondo me è carino, non fa tanta paura, praticamente ci sono lupi mannari, che c'è loro che si trasformano in lupi mannari, è molto molto bello, ti convince molto a guardarlo e secondo me ne vale la pena, per cui non so adesso quanti episodi sono, comunque c'è anche la seconda serie. Ah, c'è anche la seconda. Vabbè, allora forse sappiamo come finisce. Comunque bello come film, non è male. Adesso ce lo guardiamo, sono le 9, io chiudo qua il vlog perché non, spero che sì, che è durato poco, speriamo, perché questa volta volevo fare un vlog che durava di meno. E niente, mi guardo il film. E poi credo che fino all'1 di sicuro saremo a guardare il film. E niente, per cui ci vedremo nel prossimo vlog, che sarà forse sabato prossimo, forse. Non lo so ancora. Io mi guardo il film, no, il telefilm, non è un film. Ciao, al prossimo vlog. Diciamo play. Ciao ciao.